Buongiorno a tutti i nostri iscritti al canale YouTube. Ci troviamo al negozio DAFNEFIXED di Rimini e qui con noi abbiamo Marco Pozziello, titolare del negozio, che ci spiegherà le funzionalità di questo nuovo prototipo di bici a scatto fisso. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Io sono qui per presentarvi questo capolavoro disegnato e creato da Alex Riardini di Moto Veloci, il nostro ingegnere personale, e qui con questa Cinelli, ringraziamo Cinelli per averci dato la possibilità di fare questo video, abbiamo attaccato uno sci alla bici. Lo sci, come possiamo far vedere, di Fischer, ringraziamo anche Fischer per averci passato lo sci. Abbiamo attaccato lo sci Fischer alla forcella anteriore d'acciaio in maniera tale da liberare ancora di più le vibrazioni. La forcella è stata attaccata al telaio con un pistone del baule posteriore dell'Audio 5. Ringraziamo il proprietario dell'Audio 5 per averci passato questo baule. È attaccato, saldato alla forcella d'acciaio. Questo permette di alleggerire tutte le buche. Guardate che funziona il pistone dell'Audio 5. Riesce a fare un capolavoro, guarda, cioè lui, la bici non si muove, ma in verità questo sta lavorando alla perfezione. Dopodiché andiamo al pezzo posteriore. Questo è il pezzo posteriore. Abbiamo preso 200 fili di poliestere disegnati e realizzati da una stampante 3D della casa Moto Veloci, di cui alla fine, dove c'è le ruote, abbiamo fatto una prolunghina in maniera tale che la ruota possa fare il più attrito possibile alla neve. Temiamo solo un po', che possiamo far vedere qui, signor cameraman, che la neve può andare a sbattere qui dentro, come si neve. Abbiamo solo questa pure qui. Questo capolavoro fa anche sì, cioè questa ruota diventa un volano, venite a vedere, io posso stare qui tutto il giorno, la ruota gira, cioè prende due velocità e gira ancora più forte, incredibile, meglio di un motorino elettrico. Ma ci dica, signor Pozziello, dove verrà usato questo prototipo? Non ve lo posso dire, ragazzi, perché sennò a sto giro ci mettono in galera. Una statale di San Marino, Monte Titano giù, verrà usata stasera dai nostri due ragazzi. Speriamo che questa volta è la volta giusta che li mettono in galera, così non rischiamo più niente. Siamo sicuri che questo veicolo sarà uno dei migliori veicoli da neve mai realizzati nella storia moderna. Vorrei ringraziare Moto Veloci, Prologo, Cinelli, Casque, Ocli, che ha creduto vivamente in questo progetto. Il progetto di opera, uno dei progetti di opera moderni più avanzati della storia. Ragazzi, ora è il momento di salutarvi e speriamo che i 200 fili di poliestere disegnati dalla stampante 3D nuovissima di Moto Veloci possa resistere alle forze G della strada. Il pistone dell'Audio 5, non abbiamo dubbi sul pistone dell'Audio 5. Ciao a tutti ragazzi, è stato un piacere.